Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato ad Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questo è il Figlio di Dio. Parola del Signore. L'inizio è sempre un momento importante per comprendere il percorso. È dall'inizio che si coglie davvero bene qual è l'itinerario. Se sbagli l'inizio, lo sanno bene chi in qualsiasi opera si cimenta, se sbagli l'inizio è facile che non arriverai mai alla conclusione e che il percorso devierà. E qui stiamo parlando di inizi. Certo, è molto più semplice dal punto di vista cronologico marcare l'inizio alla nascita di Gesù, va bene, è cronaca, è temporalità, nasce, quindi noi abbiamo bisogno di segni storici per orientarci. Ma qui è l'inizio del Kairos, è l'inizio della salvezza, che è presentata in maniera rivoluzionaria rispetto alla relazione tra Dio e l'uomo, cioè in quel percorso dove l'uomo tenta risposte che la terra gli nega, che la storia sembra oscurarle. È un inizio in cui di nuovo si pone nel centro della riflessione del cuore dell'uomo la domanda: da dove vieni, da dove vai, dove vuoi arrivare? Perché Dio, perché tu, se Dio c'è, e se Dio, quale Dio? L'inizio è importante. Da qui in poi Gesù comincerà a raccontarlo il suo Dio, a farne provocazione di senso, a lanciare una sfida che noi chiamiamo di Vangelo. Vangelo, cioè che sia una notizia nuova e buona, che non abbia niente a che vedere con tutto ciò che è stato raccontato di Dio fino a questo momento e che purtroppo sembra, e questo ce lo diciamo con molta umiltà, che ancora oggi faccia fatica ad essere raccontato, perché ovviamente è molto più facile avere un Dio che impressiona, un Dio che schiavizza, un Dio che terrorizza. Fa molto più impressione, è molto più facile impressionare gli uomini, e i poteri della terra lo sanno bene con la paura, e Dio può servire a questo scopo, che entrare invece in una logica completamente diversa, nella rivoluzione di Gesù di Nazareth, il maestro di Galilea, che per tale rivoluzione è stato ucciso 2000 anni fa e che per tale rivoluzione ancora oggi gli viene negata, il più delle volte, paternità di parola, libertà di parola, facendogli dire cose diverse da quello che lui ha detto, facendo in qualche maniera ridurre la sua parola, riducendo la sua parola a servizio di quello che mi serve di dire, piuttosto che a libertà di rendere libero l'uomo rispetto alla paura del vivere, alla paura della storia, alla paura del quotidiano, e liberarsi invece dell'idea di Dio amante della vita, che ama ciascuno di noi per quello che siamo. Partiamo
anche se i minuti sono contati, io vi devo provocare una delle pagine e dei momenti della liturgia più alti e più significativi, perché se partiamo bene oggi può darsi che per tutto l'anno liturgico riusciamo a capire meglio quello che ci dice. Proviamo a capire quello che ci vuole raccontare oggi la liturgia della parola. Partiamo da questo che il Salmo 39 ci ha fatto cantare. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Dio questo desidera. Cosa non desidera Dio? Voi provate a vedere la religione di Stato, di istituzione, la religione dei governi, la religione delle chiese, no? E provate a vedere ciò che desidera Dio, non quello che desiderano gli uomini. Sacrificio e offerta non gradisci. Per questo tu mi hai aperto gli orecchi, cioè tu mi hai fatto capire quello che vuoi. Da me tu non chiedi né olocausti né sacrifici. Per quello che io sono, cioè un peccatore, sono un debole, sono un limitato, ma hai detto di entrare nel tuo volere. Ecco, Signore, io vengo. Cioè il Salmo ci dice, fino adesso le religioni nel rapporto tra Dio e l'uomo hanno messo il peccato al centro, il peccato, siccome tu sei un uomo di niente, hai bisogno di trovare qualcuno, no? Qualcuno che ti liberi da questa tua fragilità. Per cui i sacrifici, gli olocausti, le offerte, le liturgie, le istituzioni, questo servono a tranquillizzarti, ad acquietarti, altrimenti vai all'inferno. Questo è il criterio. Dio sta lì per giudicarti. Il Salmo invece ci dice, guarda, non è questo quello che voglio, questo è quello che vogliono gli altri. Le altre religioni, gli altri culti, altri. Io voglio soltanto che tu entri nel mio volere, nella mia volontà. Ma il problema è capire qual è la volontà di Dio per entrarci, no? Allora, e lui compie i primi passi per raccontarci. Giovanni lo vede arrivare, lui che sta facendo un battesimo di penitenza, vede arrivare Gesù e si turba Giovanni, perché dice, ma come, tu stai qua proprio... perché Giovanni non ha capito pienamente. Tu stai qua e ti metti insieme alla fedenzia del mondo, no? Tu Dio è Dio, il mondo è mondo. Si sorprende di vederlo in fila insieme ai peccatori che va a prendersi il battesimo. E lui si turba fra Giovanni e dice, Signore, non sia mai tu battezzare me, io non sono manco degno di ciò. E Gesù che lo sorprende e dice, fai quello che devi fare. Perché da oggi tutto è nuovo. Dio non è separato dai peccatori. Fratellini miei, voi avete capito quello che sta dicendo Padre Eterno? Dio ti ama per quello che sei. Voi avete capito bene? Se Lui ti ama per quello che sei, dovresti volerti un po' più bene tu stesso per quello che sei. Ovviamente io mi devo sforzare di migliorare, ci mancherebbe. No. Dice, ma io non ce la faccio, mi sento limitato. E Giovanni capisce, nel momento in cui si apre il cielo, capisce. E allora dice al mondo intero, questo è quello che dovete seguire. Perché è Lui che prenderà su di Lui stesso, sulle sue spalle, le vostre debolezze. Non ce la fate. Lui è venuto per dirvi, io vi voglio bene, basta. Ed è il mio amore che vi salverà, basta. Ed è il mio amore che vi renderà migliore la vostra storia, basta. Ma io sono limitato, usarci, usate già prima. Ma io non mi sento all'altezza, provaci. Io sono dalla tua parte, sempre e comunque. Ecco l'agnello che toglie il peccato. Vi ricordate perché Giovanni ha detto che questo è l'agnello? Basta fare un po' di memoria storica per raccontare di ebrei che avendo pesi nel cuore non sapevano chi andarli a portare, dove andarli a posare, e prendevano un agnellino, un capretto, lo mettevano al centro della piazza una volta all'anno e gli andavano a raccontare nelle orecchie tutti i propri guai, tutte le proprie difficoltà, tutti i propri peccati, tutti quanti il compastucrie capretto che stava nella piazza. Poi lo lasciavano libero il capretto, e il capretto veniva dilaniato dalle fiere del deserto, così loro erano liberi,
così si illudevano, e quel capretto diventava il capro espiatorio. Capro espiatorio, l'agnello che toglie peccati. E invece Giovanni Battista sintetizza, e noi lo diciamo tutte le domeniche per non dimenticarci, è lui che ci toglie i pesi, è di lui che dobbiamo fidarci. Lui è il Dio che è diventato carne, la nostra carne, se noi ci fidiamo di Dio per dire malgrado me, al di là di me, oltre me, insieme a me, ho te e nulla mi manca. Non una fede, una religione dei sacrifici, dei culti, delle offerte, dei precetti, dei regolamenti, delle istituzioni, che pure possono servire, ma sono secondarie rispetto alla mia relazione tu per tu con Lui e alla fiducia che devo avere in un Dio che non mi abbandona mai, anche quando la vita mi sembra andare storta. La mia fede, il coraggio di dirti sì, il coraggio di dirti sì perché so che tu già hai detto sì a me proprio, che mi guarda allo specchio, al di là dei narcisismi che ci stanno, che sopravvalutano le nostre consistenze, che mi guarda allo specchio e mi conosco bene, e so che lui mi ha detto sì, malgrado me. E malgrado me lui ha fiducia in me, quando io non fiducia in me non ne ho. E malgrado me lui ha certezza che io ce la farò, anche quando sembra che io non abbia forza per farcela. Guarda lui, ecco colui che ti toglie il peso. A questo serve il percorso che stiamo facendo, non per liberarci dai peccati, non lo facete sentire più, non per dire a noi stessi che siamo la schifezza dell'umanità, perché così chi ci deve governare, che siano preti o laici, ha più potere su di noi. Noi siamo amati da Dio e questa è una cosa meravigliosa. Più scopriamo il suo amore e più ci liberiamo dalle nostre paure, che poi siamo limitati, ne vogliamo fare discussione, lo sappiamo. Il vero problema è un altro, è che se Dio c'è, e per me Dio c'è, e Dio crede in me, beh, vale pure un po' la pena che io possa credere un po' di più in me stesso, e che trovi forza anche nel momento della debolezza di poter andare avanti nella strada che dà dignità alla mia strada. Che Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola e ce lo rammenti che Lui è l'agnello che toglie il peccato dal mondo tutte le volte che ne abbiamo bisogno. Basta dirselo: Signore, io senza di Te non so dove andare a sbattere la testa. E vedrete che quando poi la testa la andremo a sbattere perché non ci siamo rivolti a Lui, ricorderemo che l'agnello di Dio ci toglie dal peso, se quel peso davvero vogliamo che fosse tolto, che sia tolto. La nostra vita.